Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi insieme a Bennett vi facciamo una panoramica generale e super completa per quello che riguarda i legumi. Li andremo a vedere infatti in tutte le forme in cui si trovano e partiamo subito dalla forma più comune, ovvero quelli secchi. Qui sul tavolo mi sono messa alcuni tra i legumi che utilizziamo più spesso. Abbiamo delle lenticchie, dei fagioli, cannellini, i ceci. Quello che è importante e accomuna tutti quanti i legumi secchi è l'ammollo, che è fondamentale sia per ridurre un pochino i tempi di cottura ma anche per ottenere una cottura migliore, sia per ridurre i fitati. Mettendoli in ammollo quindi ne eliminate una buona parte. I legumi che devono essere messi in ammollo hanno delle tempistiche diverse, dipende un pochino appunto dal legume e anche dalla grandezza. Le lenticchie sono forse l'unico legume che troviamo secco che non prevede l'ammollo per ottenere una buona cottura. In ogni caso, se volete farlo, potete assolutamente metterle in ammollo, in questo caso comunque basteranno 2 o 4 ore. Per quello che riguarda invece legumi più grossi e duri, come ad esempio i ceci, l'ammollo può essere fatto anche per 12 ore. L'ammollo è un'operazione semplicissima, basterà prendere un po' di legumi secchi e coprirli completamente con dell'acqua. Insieme all'acqua, se volete, potete mettere anche un pochino di sale o del bicarbonato. Dopo 12 ore circa questo è il risultato. Come vedete, i fagioli si sono gonfiati tantissimo e sono pronti per essere cotti. Parliamo quindi della cottura. I legumi secchi e ammollati possono essere cotti in pentola a pressione. La pentola a pressione infatti riduce tantissimo i tempi di cottura, è comodissima, facilissima da usare ed è anche assolutamente sicura. Aggiungiamo l'acqua. L'acqua la metto sempre un po' ad occhio, comunque considero di coprire abbondantemente i legumi che ho messo. In ogni caso, all'interno della pentola a pressione c'è sempre un segno che non si dovrebbe mai superare. E aggiungiamo un pochino di sale. So che in molti evitano di mettere il sale in cottura perché si dice che ostacoli un pochino la cottura, poi i legumi rimangono duri. In realtà a me non è mai successo e per i legumi, cannellini, fagioli in generale andrò a considerare un tempo di cottura di 20 minuti da quando la pentola inizierà a fischiare. Per legumi invece un po' più duri come i ceci serviranno invece 40 minuti all'incirca. In ogni caso sotto in descrizione vi mettiamo un po' di tempistiche per i vari legumi, così non potete sbagliare. I cannellini sono pronti, come vedete il sale non ha influito minimamente sulla cottura, anzi direi che sono anche troppo cotti, quindi li possiamo scolare e andare a conservare in un contenitore di vetro. Una volta che si saranno intiepiditi li andrò a conservare in frigorifero, ovviamente ben chiusi con un coperchio, altrimenti potete anche congelarli. In frigorifero si mantengono fino a 4, massimo 5 giorni, invece in congelatore ovviamente si mantengono per molto più tempo. Il consiglio in ogni caso per farli mantenere bene è quello di scolarli benissimo. Se invece li avete cotti sotto forma di zuppetta, quindi già conditi ad esempio con dell'olio, delle carote, cipolla e così via, potete in quel caso aggiungere anche il brodo che sarà la vera e propria pietanza. In commercio si trovano anche questi mix di legumi che sono bellissimi da vedere, però forse un po' scomodi da utilizzare, infatti io non li amo molto perché i legumi hanno tutti quanti un tempo di cottura diverso. Una cosa molto importante delle lenticchie, che in realtà ho scoperto che non fa quasi nessuno, è quello di setacciarle prima di cuocerle, perché possono capitare pagliuzze, sassolini, dei pezzetti di legno, corteccine, eccetera eccetera, che in cottura non vanno assolutamente aggiunte insieme alle lenticchie, soprattutto quando capitano i sassetti. Quindi mi raccomando, setacciatele sempre prima, soprattutto se lo trovate scritto sulla confezione. Passiamo adesso ad altri legumi secchi, ma questa volta parliamo di quelli decorticati.
essendo decorticati, hanno meno fibre rispetto a quelli secchi normali, però questa cosa può essere anche un vantaggio. Infatti i legumi a volte sono poco digeribili per molte persone, provocano magari dei problemi intestinali, irritano un po'. Questo è dovuto alla grandissima quantità di fibre, quindi in questo caso è preferibile orientarsi su quelli decorticati, che comunque mantengono tante fibre all'interno. Ad esempio le lenticchie rosse hanno circa 10 grammi di fibre ogni 100 grammi, quindi è assolutamente una buona quantità. In questo caso l'ammollo è previsto solo per i legumi più grandi, come ad esempio le fave secche e decorticate. Per quelli più piccolini, come le lenticchie rosse, come i pisellini, non è necessario ammollarli prima. Passiamo adesso ai legumi cotti, molto utilizzati, molto comuni, anche piuttosto economici. Si possono trovare in latta, in vetro oppure nelle confezioni di Tetra Pak. Anche se sono un prodotto, diciamo così, industriale, sono praticamente al pari di quelli che si possono preparare in casa. Infatti nella lista degli ingredienti si va sempre solo a trovare acqua, il legume e un po' di sale. Per quello che riguarda il gusto, forse ci perdono un po', infatti quelli fatti in casa sono decisamente più buoni. In ogni caso sono così comodi e versatili che io personalmente ho sempre un po' di legumi in scatola nella dispensa. Inoltre, da un po' di tempo a questa parte si vedono sempre più frequentemente quelli anche senza sale. Nel banco freezer sempre di più ultimamente si trovano varie tipologie di legume, oltre ai famosissimi pisellini. Infatti stanno comparendo fagioli, ceci, ma anche legumi più particolari e decisamente meno utilizzati nella nostra tradizione, che però sono davvero ottimi anche per quanto riguarda i valori nutrizionali, che sono ad esempio l'edamame. Passiamo ora alle farine. Quella più famosa e utilizzata è quella di ceci, con cui si realizzano piatti molto tipici della nostra tradizione, come ad esempio le panelle, oppure ci si possono realizzare le fari frittate. Anche in questo caso si può aggiungere agli impasti, anche dolci, ad esempio ci si possono preparare dei pancake, delle crespelle, davvero tantissime cose, ha un utilizzo molto molto vasto. Ma ci sono anche farine di altri legumi, come ad esempio quella di lenticchie, si può trovare sia quella di lenticchie rosse che lenticchie verdi. Infine, ultima tipologia che vi facciamo vedere è la pasta di legumi, e bisogna fare una distinzione. Infatti ci sono le paste fatte al 100% da farina di legumi, ma ci sono anche le paste con all'interno i cereali. Sono entrambi prodotti molto validi, infatti apportano tante fibre, apportano una buona quota proteica, sono anche buone da mangiare, ma bisogna fare la distinzione sulla tipologia di piatto che poi vogliamo preparare. Ad esempio, se utilizziamo la farina 100% legumi, andremo semplicemente ad aggiungere delle verdure e dei cereali per creare un pasto completo. Se invece utilizziamo la pasta con anche i cereali all'interno, potremo semplicemente mettere un po' di verdure per bilanciare il tutto. Sono molto versatili, potete utilizzare queste paste esattamente come la pasta normale, quindi andandola ad abbinare ai vostri condimenti preferiti. Io spero tanto che questo video vi sia piaciuto. Se è così, come sempre lasciateci un mi piace, perché ci aiuta tantissimo a crescere. Se non siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi, e se volete potete anche attivare la campanellina, così rimanete aggiornati con i prossimi video. Ciao!